Ciao a tutti, oggi vi parlerò di questo strumento che serve a verificare l'olio dei freni. Lo strumento è abbastanza piccolino e ha questa sonda che va inserita all'interno dell'olio. L'alimentazione è fatta con due batterie mini stilo. Una volta inserite le pile, lo strumento si presenta così. Con tasto S possiamo accendere la retroilluminazione. Ora fa riflesso e quindi devo tenerlo inclinato, la tengo spenta. Col menu possiamo scegliere il tipo di olio, quindi DOT 3, 4 o 5.1. Normalmente sulle macchine di serie abbiamo il DOT 4 e con questo accendiamo la luce sulla sonda. Adesso proviamo a metterlo nell'olio di quest'auto che ha un olio abbastanza vecchio. La scala, inserita la sonda, arriva subito abbastanza in alto, circa tra il 3 e il 4%, quindi l'olio è al limite e andrebbe sostituito. Rifacciamo la prova, pulisco la sonda, la scala adesso è vuota. E il suono ci dice che siamo nella zona, diciamo, dove è obbligatorio andarla a sostituire. Quindi quando l'olio è buono si ferma qua e non suona. L'olio dei freni è molto igroscopico, che significa che tende ad assorbire molto l'umidità. Quando la percentuale di umidità supera una certa soglia, diventa pericoloso perché quando freniamo il calore che si forma sui freni passa all'olio e se l'olio ha troppa umidità, questa umidità diventa vapore acqueo e quindi va a formarci bolle d'aria e ci rende il pedale del freno più lungo. Oltre a questo, l'umidità nell'olio va a rovinare le pinze freno perché va a intaccare il metallo e poi le fa bloccare. Quindi è molto importante sostituire spesso l'olio. Le case automobilistiche di solito dicono di farlo ogni 2 anni. Con questo strumento possiamo verificare quant'è la percentuale di umidità all'interno dell'olio e capire se è effettivamente da sostituire oppure no. Secondo me questo strumento è molto utile perché ci permette di valutare in modo scientifico la qualità dell'olio freni. Quindi da un lato possiamo verificare se l'olio è molto degradato e quindi andare a sostituirlo prima di avere problemi. Dall'altro lato invece ci permette di capire effettivamente se l'olio freni è deteriorato o no e quindi invece che cambiarlo ogni 2 anni, cambiarlo solo quando è effettivamente necessario e quindi ci porta anche a un eventuale risparmio. Il costo dello strumento è abbastanza basso, quindi vale la pena acquistarlo. Vi lascio qua sotto in descrizione il link per poterlo acquistare su Amazon. Sempre qua sul canale trovate un video dove ho parlato degli oli freno e dove ho fatto vedere come effettuare la sostituzione dell'olio a tutto l'impianto dell'auto ed anche lo spurgo. Ve lo lascio qua sotto in descrizione e qua sopra nelle schede. Grazie a tutti, al prossimo video.